Buonasera a tutte, Masalto al figlio del fratello di Rivka Rossella che oggi ha festeggiato la Bar Mitzvah a Yerushalayim, al figlio di Esther Giorgi Haddad, rabbanita Esther da Trieste, Shluchah del Rebbe per la Bar Mitzvah del figlio che ho avuto il piacere, enorme piacere di conoscere l'anno scorso quando sono stata appunto a Trieste dopo 27 anni perché sono stata al matrimonio di Esther alla Brit del primo figlio e poi boom, Baruch Hashem, che abbiamo sempre buone occasioni per ritrovarci, per vederci, per gioire l'una delle gioie dell'altra, Bezrat Hashem, veramente. Ok ragazze, allora abbiamo una bella lezione adesso sulla Parashah. Allora, prima di avviarci al Parashot Vaikel Bikudei secondo appunto Hasidut e Kabbalah, vediamo di, come abbiamo fatto anche ieri, se vi ricordate, di presentarvi il contesto storico, ok? Allora, partiamo dal 6 del mese di Iyar, dove inizia, allora, in Israele escono dall'Egitto, apertura del Mar Rosso, 21 di Nisan, e il 16 del mese di Iyar inizia a cadere la manna. Il primo di Sivan, il popolo si accampa presso il monte di Sinai, i famosi giorni di preparazione, e il 6 di Sivan, il giorno del Matan Torah, dono della Torah, 10 comandamenti. L'indomani, 7 Sivan, Moshe Rabbeinu sale a studiare tête à tête, se si può dire, con Akadosh Baruch Hu. Dunque abbiamo tre serie di 40 giorni in cui Moshe Rabbeinu sale da Hashem a studiare la Torah. Prima serie dal 7 di Tammuz fino al dal 7 di Sivan, fino al 16 Tammuz. Poi, dopo questi 40 giorni, il 16 di Tammuz, appunto, peccato del vitello d'oro. Hashem dice a Moshe, scendi, il tuo popolo, quello che hai portato dall'Egitto, il Erevrav, ha peccato. Scende il 17 di Tammuz, si trova davanti a questa scena straziante e drammatica di questo tradimento par excellence, che è il peccato del vitello d'oro, e Moshe Rabbeinu, come sappiamo, frantuma le tavole della legge. Sempre il 17 di Tammuz, risale per la seconda serie di 40 giorni e riscende il 28, dunque dal 17 di Tammuz fino al 28 di Av. 29 di Av, ultima serie delle tre, riscende il 10 di Tishrei, 2449. Nel 2448, come sappiamo, data ebraica del dono della Torah, 2449 Yom Kippur, 10 di Tishrei. 11 di Tishrei, Vayakhel. Abbiamo la parasha di Vayakhel, dunque dove Moshe raduna tutto il popolo. E solo sei mesi dopo, il primo di Nisan, abbiamo l'edificazione del Mishkan. Dunque ho trovato giusto di, diciamo, collocarci un attimino cronologicamente parlando. E detto ciò, riprendiamo dunque la parasha di Vayakhel. Allora, Vayakhel, abbiamo detto che Moshe Rabbeinu raduna tutto il popolo di Israele e trasmette dunque il messaggio di Hashem. E si parte dall'osservanza, mi raccomando, di non dimenticare l'osservanza di Shabbat, e poi abbiamo, abbiamo qualcosa di molto importante, cioè dove Moshe chiede di offrire. Ma offrire che cosa? Una lista di materiali, di oggetti che sarebbero stati usati per Mishkan, ma deve essere un'offerta chiunque sia generoso d'animo. Kol nediv libo, un'espressione bellissima, fortissima questa. Dunque, chiunque sia generoso d'animo deve prelevare un'offerta e offrirla ad Hashem. Dunque, potrebbe sembrare in realtà una contraddizione, no? All'interno dello stesso versetto. In realtà indica che vi erano due generi di contributi.
contributi volontari e quelli obbligatori, secondo il Kleakar. Allora, nella Parashah di Truma non si menziona no, delle offerte volontarie, che sono sì ampiamente trattate nella Parashah di Vayakhel. Perché il Mishkan era la mitzvah, come sappiamo, che Hashem ha dato al popolo ebraico, con qual era lo scopo? Più che risiedere, eccetera, ma soprattutto per ottenere il peccato, appunto, che ho appena accennato, del vitello d'oro. Dunque il perdono fu conseguito per mezzo delle donazioni di Am Israele. In un primo tempo, come sappiamo, purtroppo tutto il popolo è accorso a Aaron, sommergendolo d'oro, di oggetti preziosi, per realizzare il famigerato vitello d'oro. Adesso, per farsi perdonare, il popolo doveva donare dei propri tesori con un entusiasmo molto maggiore di quello che hanno avuto per il vitello d'oro, e anche le offerte devono essere molto più numerose. Maggiori dunque di quelle che avevano dato per il vitello d'oro. Dunque, questo spirito, diciamo, di generosità si manifestò in particolare appunto con i contributi volontari, perché un obbligo, ragazze, per quanto importante, può esprimere solo parte della buona volontà che anima una persona. Interumà. Infatti, Hashem si sofferma solo sulla connotazione obbligatoria delle offerte, aspettandosi però che anche delle donazioni volontarie, dunque date, diciamo, di buon grado, non dovete dare. In questa parasha, invece, Vayakhel, Moshe elenca dunque tutti i materiali necessari che dovevano essere elargiti volontariamente. Che questo, infatti, è un aspetto fondamentale della costruzione del Mishkan, che avrebbe garantito dunque il perdono del popolo ebraico. Perché un conto donare perché è un ordine di Hashem, un ordine divino, è un conto perché si ha voglia di farlo, lo si fa con piacere, di buon grado, come infatti vediamo anche nella Torah. Quando Hashem si adira molto con i di Israele e dice: non è che non avete servito Hashem, avete fatto tutti i sacrifici, però non l'avete fatto con gioia, con entusiasmo, con trasporto. E qui vediamo che Hashem chiede appunto, come eravate molto entusiasti nel portare di tutto e di più per il vitello d'oro, adesso per rifarvi dovete farlo, ma in modo volontario. Perché lì ha tutto il suo valore. E adesso passiamo a una sicha meravigliosa del Rebbe a proposito appunto di queste offerte che hanno portato, che è legandolo sempre alla donna. Noi siamo un gruppo di donne, dunque per forza torniamo sempre a noi donne. Allora, vediamo nel capitolo 35, per chi vuole vedere sul testo, Passuk 22. Dunque, sempre di Parashat Vayakhel, 35-22, vi do anche la pagina. 393. Bravissima, 393, eccolo il 22. Per poter fare la tenda del convegno, per ogni sua opera, No, per poter no, fare la per donazione. fare la No, no. donazione, sì, mi sono persa, scusate. Gli uomini vennero insieme alle donne, tutti quelli che erano di cuore generoso, portarono. E attenzione, ascoltate bene, bracciali, anelli da naso, anelli da dito, fregi per il corpo, ogni sorta di gioiello d'oro e chiunque desiderasse donare un'offerta in oro ad Hashem. Basandoci su questo pasuk, dunque la parashah dunque descrive l'entusiasmo appunto manifestato da Israele, portando dunque queste offerte per il Mishkan. La dedizione con la quale gli ebrei compirono poi la mitzvah fu tale che presto si verificò, come sappiamo, un eccesso di donazioni e Mosè dovette intervenire per interrompere il flusso. Fermi, basta, ce n'è troppo. Le donne, tornando appunto alle donne, manifestarono una
particolare devozione, le donne in particolare, sia nella quantità, sia nella qualità dei doni portati a Mishkan, che includevano i loro personali gioielli, cosa che le donne normalmente non rinunciano così facilmente, sia nel tempo, perché hanno dedicato decine di ore per costruire queste tende del Mishkan e tutto quello che avevano preparato, talento, questo famoso talento che tessevano la lana quando ancora era sull'animale, e energie, ovviamente, che hanno investito per erigere la dimora di Hashem. Però, come vi ho appena letto, abbiamo notato che ci sono quattro, cioè nelle offerte delle donne, quattro tipi di gioielli, che rappresentano appunto metaforicamente altrettante modalità nell'educazione dei figli. Allora, nel preciso, nell'educazione dei figli, ma uno dice, vabbè, io non ho figli, per esempio, Shubrime c'è lì, però dico, chi non ne veste, dunque non mi riguarda. Riguarda, quando si parla di educazione, si parla in primis sempre di noi stessi, già per cominciare. Poi, nella vita si ha sempre un nipote, un figlio di un fratello, a proposito, Rivka Bar Mitzvah oggi, dei nipoti, dei conoscenti, degli amici. E tutto questo si può dunque applicare alle persone appunto che ci circondano e fanno parte della nostra vita. Allora, partiamo dagli orecchini. Allora, orecchini, dunque, ovviamente, udito. Cosa ci dicerebbe? Ascolta quando i bambini parlano, perché capiscano che sei veramente vicino al loro. Parla al femminile, si rivolge più alla donna, no? Anche perché la donna, noi siamo più sensibili. E dice, presta attenzione anche a quello che dicono fra loro, perché le parole riflettono anche ciò che percepiscono da coloro che li circondano. Poi, inoltre, donna, devi essere madre, essere pronta ad accettare consigli, cosa che umanamente non abbiamo molto, non siamo molto propensi, e spunti sull'educazione. Più ti lasci guidare dagli altri, dicerebbe, più i piccoli saranno ricettivi ai tuoi messaggi. Parlavamo proprio prima dell'incontro di mia mamma con Margalita, e parlavamo che ha conosciuto Ilana, sorella di Margalita, a Milano, che era morà all'asilo, giusto Ilana? E dunque riprendiamo questo concetto appunto di chinuch. Allora, dagli orecchini, udito, passiamo ai pendenti da naso. Cosa dicerebbe? Utilizza il fiuto per rimanere sensibile ai segni di infelicità o di ribellione dei bambini. Se vi ricordate, vi avevo raccontato un aneddoto di uno che diceva, un giudice, sì, ma se mio figlio la mattina si alza e non vuole andare a scuola, mica li devo lasciar fare, no? Devo impormi. Allora il giudice le ha risposto, no, quello che devi fare è devi capire il perché il bambino non vuole andare a scuola. Dunque ci collega proprio a quello che sta spiegando il Rebbe. Dunque avere il fiuto, la sensibilità, questi segni di infelicità, di ribellione, vuol dire è uno sfogo di qualcosa, di un torto che hanno subito, di una sofferenza. Dunque bisogna molto importante di essere al corrente dell'identità dei compagni dei figli, dimmi con chi sei, ti dirò chi sei, e di quello che fanno insieme ovviamente. Amici bravi e attività produttive formano una persona di sani principi. Dunque dai pendenti da naso passiamo agli anelli. Allora, anelli, allora dunque le dita. Usa le dita per indicare. Le osservazioni non bastano per educare un figlio. Bisogna chiarire al figlio guidandolo e indicandogli la strada giusta. Non solo attraverso imposizioni, che un po' ce ne vogliono ovviamente, ma fornendo spiegazioni in maniera a lui comprensibile. Dunque, indicare e chiarire ai figli. Ultimo, i bracciali. Allora, metafora del rigore necessario nell'educazione.
Il genitore, dice Rebbe, deve prendere iniziative dimostrandosi coinvolto non solo quando si verificano i problemi, ma attenzione, un punto interessantissimo, ma anticipandoli e conoscendo bene il carattere del figlio. Una buona dose di rigore è richiesta anche ai genitori, è quello che vi dicevo prima, che devono disciplinare se stessi prima di poterlo fare con i propri figli. Dunque, questo è valido dunque per tutti noi. Dunque, un'autoeducazione. Dunque, è necessario tenere presente che l'apporto fornito dalla famiglia è un atto di volontariato, per tornare al concetto del Mishkan e del volontariato. Dunque, è un atto di volontariato e di amore. E non deve trasformarsi in un dovere senza sentimento. Ma come abbiamo detto prima, nediv lev. Bisogna mettere il cuore. Come nelle offerte, nel Mishkan, bisognava portarli non solo con le mani, ma soprattutto col cuore, così anche tutto quello che riguarda l'educazione. Bisogna dare generosamente con il cuore, e in questo modo il nostro Mishkan interiore diventerà un'oasi di pace e santità che potremo far esistere e durare nel tempo. Dunque, bellissimo questo punto del Rebbe a proposito appunto dei gioielli offerti dalle donne. E adesso passiamo all'edificazione dei Mishkan. Siamo al capitolo Kol HaMelacha, allora 40. Un attimo. Allora, capitolo 39, pardon, è l'ultimo di 39, Pasuk 43. Dunque 39 e 43, chi vuole vedere nel libro che abbiamo, che usiamo la mattina, la pagina è 411. Bravissima, bravissima. Ok. Allora, Mosè, ci siete? Mosè vide tutta l'opera e ecco, attenzione, ricordatevi di questo termine, ed ecco, gli artigiani l'avevano eseguita esattamente come Hashem aveva ordinato. Allora Mosè li benedisse affinché la presenza divina discendesse sull'opera delle loro mani. Allora, ci soffermiamo un attimino su questo bellissimo passaggio. Allora, noi abbiamo parlato dell'opera, dunque della conclusione dell'opera. Un attimo che mi è sfuggito un... Ok, niente, adesso lo ritrovo. Scusate, ho tutti questi libri che c'ho davanti, poi mi perdo. Allora, noi ritroviamo una cosa interessantissima. Tutta l'opera, ok? Dunque, Kol HaMelacha, vedete, nel passù, tutta l'opera. Dunque, Mosè esaminò tutti i manufatti finiti e l'espressione osservò, ed ecco, come vi ho detto prima, vehine, richiama quella impiegata riguardo la creazione del mondo. Andate a Bereshit, adesso vi toglio la pagina, pagina 7, ok? Bereshit, capitolo 1, Pasuk 31. Notate bene, Hashem, vedete il Signore, pagina 7, 31. Hashem osservò tutto quello che aveva fatto ed ecco, vide che era molto buono. Divenne sera, divenne mattina, sesto giorno. Ed ecco, dunque richiama la stessa espressione usata per la creazione del mondo. L'edificazione del Mishkan, ragazze, vale quanto la creazione dell'universo. Dunque, bellissimo questo punto, questo paragone tra appunto l'edificazione del Mishkan, la costruzione della creazione del Mishkan e l'edificazione del Mishkan e la creazione dell'universo. Adesso, detto ciò, abbiamo un'altra sicha molto, molto bella del Rebbe, che appunto ci parla, cosa vediamo alla fine del Pasuk? E Mosè li benedisse. Dunque abbiamo questa Berachà, sì, di Moshe Rabbeinu. Adesso un altro
volevo dirvi però un'altra cosa un attimo. Prima però di darvi questa spiegazione, vi porto un attimino più avanti, capitolo 40, Passuk 18, ok? Un attimino più avanti. Moshe eresse il Mishkan, ne pose i plinti, le assi, eccetera, ok? Allora, eresse, se notate bene come è scritto in ebraico, hukam. Dunque fu eretto, ma in realtà è più si eresse da solo. Il Mishkan si eresse da solo, in che senso? Moshe faceva il gesto iniziale e Hashem lo completava. E bellissima spiegazione che abbiamo, il verbo hukam, dunque fu eretto, Moshe faceva solo il gesto e paf, si erigeva, e anche l'anagramma, dunque se leggete la parola hukam al contrario, mem, kuf, vav, hei, è l'anagramma della parola mikve, bagno rituale. Il Mishkan, infatti, portò purezza nel mondo. Dunque abbiamo questo Mishkan che viene eretto. E allora, tornando alla Berakha di Moshe, vediamo una spiegazione bellissima del Rebbe a questo proposito. Dunque abbiamo detto che al termine dei lavori di edificazione Mishkan, la Torah afferma Moshe osservò tutta l'opera e Moshe li benedisse. Come commenta Rashi? Dicendo sia volontà di Hashem che la presenza divina, che la Shekinah, si posi sulle vostre opere. Allora qui emerge chiaramente che la benedizione di Moshe era rivolta essenzialmente a coloro che avevano eseguito i lavori di costruzione, gli architetti, che come vi ricordate chi erano? Fatevi sentire. Bezalel e Aholiab. E vai, Bezalel e Aholiab, ingegneri, esecutori, e non a tutti coloro, cioè tutti gli uomini e donne, dunque dell'intero popolo, che avevano inizialmente contribuito con offerte e donazioni. Bruchaba a Simonetta. Ecco, abbiamo un'altra da Trieste. Viva Trieste! Ciao Simonetta! Sta connettendo. È riuscita a connettere? Sei riuscita? Sì, eccoti. Ciao, ciao e benvenuta Simonetta. Allora, seconda volta perché non ti sentiamo. Sei nel muro. Ah, scusa, sì, no. Dicevo che no. Di nuovo muto. Simonetta, non devi toccare. Ciao Simonetta. Ciao Esther. Simonetta mi aiuta per il bar mitzvah. Ah, fantastica, con la kavod, bravissima. Bravissima. Dicevo, Simonetta, ti va, l'audio va e viene. Guarda, scusami, non so cosa oggi il computer con tutto. Sì, vedo che l'audio va e viene. Comunque sì. Sei con noi, ci senti? Sì, sì, ci sento. Fantastica. È proprio quello dei quattro tipi di gioielli, li ho anche scritti. Quello bravissima, fantastica. Fantastica. Allora, adesso siamo invece alla Berakha di Moshe. Allora, ovviamente Moshe, come dice qua, è superfluo precisare che Moshe ha benedetto tutti coloro che hanno contribuito all'opera del Mishkan, perché è ovvio e naturale che ci si complimenti e si benedica ciascun contribuente. Però non è questa la benedizione pronunciata adesso al termine delle offerte. Qui si riferisce a una benedizione particolare che Moshe elargì al termine dell'esecuzione di tutti i lavori. Degno di nota, ci dicerebbe, è il fatto che una volta costruite e fabbricate tutte le componenti del Mishkan, e quello che vi ho appena spiegato, gli esperti non furono in grado di edificarlo. Infatti, riportato nella Torah, portarono a Moshe il Mishkan, su cui Rabbi commenta, non erano in grado di costruirlo. Moshe disse a Hashem, come può un essere umano edificarlo? Al che Hashem gli risponde, occupatene tu con le tue mani, facendo come se lo stessi edificando. Ed esso, dice Hashem, si erigerà e si innalzerà da sé. Adesso vediamo il perché, molto interessante questo punto. Allora, cosa emerge da queste parole?
che anche in seguito ai contributi del popolo, dunque dell'esecuzione dei lavori, nessuno fu in grado di edificare concretamente, cioè di fatto poi, il Mishkan. A questo scopo dovettero portarlo a Mosè, che, come abbiamo appena detto, riuscì a edificarlo solo e soltanto tramite e con la forza di Hashem. Dopo tutto ciò, sussisteva la necessità di un'ulteriore particolare benedizione. Cosa abbiamo detto? Qual era la benedizione di Mosè? Sia volontà di Hashem che la presenza divina si posi sulle vostre opere. L'uomo è vincolato dai suoi limiti naturali, dunque privo della facoltà di far sì che la Shekinah, la presenza divina, si posi sulle sue opere. Possiamo dare corpo e anima, essere esperti, ognuno nel suo campo, come abbiamo visto, no? Questi ingegneri, le donne con le loro doti, ognuno ha usato il massimo delle proprie doti e delle proprie esperienze, però alla fine lato umano rimane. A questo scopo l'uomo necessita di una benedizione particolare da parte di Mosè. Cos'è l'insegnamento che possiamo trarre, questo messaggio molto forte, importante, che è valido per tutti noi? Che lo scopo dell'operato in questo mondo è di creare una dimora, dunque un Mishkan per Hashem. Allora, come adesso, ciascun ebreo, con le proprie azioni e le sue opere, costruisce un Mishkan, spinto ovviamente dal desiderio che Hashem risieda in esso. Infatti Mishkan Me'at, no? Che ogni nostra casa è un piccolo Bet Mikdash, no? Dice che il Kodesh HaKodashim è la camera dei genitori, è il Mitbach, la cucina, Bet HaMitbachaim e via dicendo. Dunque dobbiamo trasformare la nostra dimora, il nostro appartamento, la nostra villa, la nostra casa, in un piccolo Mishkan. Sia la casa materiale, sia il nostro Mishkan, cioè il nostro essere, il nostro corpo. Deve essere un posto dove può Hashem risiedere in noi. Cosa ci insegna però questa parasha? Che la conclusione di un'opera non è sufficiente per far riposare la Shekinah, che quella avviene solo tramite la benedizione di Moshe Rabbeinu. E in ogni generazione abbiamo un Moshe. Grazie dunque al legame di ciascuno di noi con il capo di Israele. Infatti quando siamo usciti dall'Egitto, cosa è detto? Vai a Minu Bashem uv Moshe Ardo, no? Asiashir, che il popolo ha avuto fede in Hashem e in Moshe. Questa è una risposta che volevo dare da tempo a Rivka Rossella, se ti ricordi, che mi chiedeva perché l'importanza di una guida, di un tzaddik, di un tramite tra noi e Hashem. Che giustamente Rivka Rossella mi raccontava di esperienze sue personali, come di tante altre persone, che grazie a Dio ognuno nel suo piccolo c'è questo filo diretto con Hashem. A volte è più sentito e palese, altre volte meno. Però tutti abbiamo un filo diretto con Hashem, cioè abbiamo bisogno di qualcosa o vogliamo ringraziarlo e lodarlo, basta alzare gli occhi, e neanche volendo, perché Hashem si trova veramente dappertutto. Allora, perché questo tramite? Perché questo tramite, cioè il tzaddik della generazione, è anche lui volontà di Hashem, cioè è volontà di Hashem che ci sia un tramite tra noi e lui. Come allora in Egitto, Hashem ha mandato Moshe Rabbeinu. Perché ha dovuto mandare Moshe Rabbeinu? Non poteva fare tutte le piaghe? Ovviamente poteva fare tutte le piaghe da solo, senza il tramite di Moshe, senza che prenda il bastone per aprire il Mar Rosso, senza che usa il bastone anche per, e via dicendo, per fare i segni. Poteva farlo benissimo direttamente a Kadosh Baruch Hu. Ma è, allora, come oggi, sempre, è volontà di Hashem che ci sia in ogni generazione un tzaddik hador, un tzaddik della generazione, che fa da tramite tra Hashem e il popolo ebraico. E qui lo vediamo in questo bellissimo esempio. Quando ci si lega a Moshe Rabbeinu, dunque al tzaddik della generazione, in particolare ai tzaddikim in generale, l'ebreo di ogni epoca acquisisce la facoltà di ottenere successo nelle sue opere e di far riposare la presenza di Hashem.
Dunque, molto, molto, molto importante questo concetto. E voglio concludere, sì, ci sto nel tempo, con... allora, capitolo per farvi seguire dentro, siamo a capitolo, un minuto, un attimo, siamo a 40, giusto? 40 pasuk, eccolo qua, ok, 33. 40-33. Adesso nel libro ce lo dice, diceva. 413. Brava, fantastica. E ce l'ho da 413, là. Dunque 40-33. Andiamo a 413. E cosa vediamo? Che è, dunque, la sistemazione del cortile. Eresse infine il cortile Mosè attorno al Mishkan e all'altare e mise la cortina di separazione dell'ingresso del cortile. Con questo atto Mosè completò l'opera. Dunque completò, concluse l'opera. La forma della frase Vayechal Mosè tamelacha ricorda la conclusione della creazione del mondo. Non a caso l'espressione Vayechal Mosè tamelacha ha lo stesso valore numerico, ragazze, 913 della parola Bereshit, la prima parola della Torah, dunque che apre la narrazione della creazione del mondo. Dunque bellissimo questo punto. Detto ciò, concludiamo con un'ultima sicha del Rebbe, ecco, qui entriamo proprio nel profondo della Kabbalah, concetti che noi abbiamo studiato e visto nel Tanya, ragazze, i Taruta del Eila, i Taruta del Tata, ma vediamolo adesso legato alla Parashà, che è interessantissimo. Allora, abbiamo detto che la gloria di Hashem pervase il Mishkan, Uchvod Hashem Male et Mishkan, ok? E, ok, no, allora, la narrazione concernente Mishkan si suddivide in tre fasi. Molto, molto importante questo concetto che ci spiega il Re. Allora, abbiamo il comando di edificarlo, come figura nella parasha di Terumà, o parashot più esattamente, di Terumà e Tezafè. La fabbricazione degli arredi, degli utensili e di tutti gli altri elementi, in parashat Vayakhel, e... terza fase, l'edificazione stessa del Mishkan in tutti i dettagli, con la nube della gloria di Hashem che si posa su di esso e quindi sul popolo ebraico. Questo Parashat Pikudei. Dunque abbiamo Terumà Tezaveh, la narrazione, poi abbiamo Vayakhel, fabbricazione, detta in una parola, e Pikudei, l'edificazione, dunque con la Shekhinah proprio che si posa. Allora, quest'ordine rispecchia quello con cui viene a crearsi il legame fra la persona, l'uomo e Hashem. L'uomo si intende uomo in genere, non solo uomo e non donna, ovviamente. Allora, prima fase, viene espresso il comando divino. Dunque abbiamo l'ordine di Hashem, di, ok? Che l'ordine stesso risveglia l'uomo e gli dà la forza e i mezzi per creare questo legame. Ok? Dunque abbiamo il comando di Hashem, dunque dall'alto, il comando all'uomo che è in basso. Dunque abbiamo dall'alto al basso, il Taruta del Eila verso il basso. Segue, dunque dopo questo comando divino, l'operato dell'uomo. Dunque Hashem comanda e noi eseguiamo. Tramite il quale, dunque, dal momento che eseguiamo la volontà di Hashem, la persona si santifica, non solo si santifica, trascende la sua esistenza meramente materiale. E qui, dal basso, dalla materia, la materia si innalza e diventa spirito. Dunque, dal basso verso l'alto. Comando di Hashem,
alto verso basso, poi l'eseguire il comando di Hashem, dunque dal basso verso l'alto, e infine terza fase. Si, il legame si completa saldo e forte nel tempo e lo santifica con le sue opere, allora nel tempo con Hashem, appunto, che si posa sull'uomo, come nel Mishkan, no? Abbiamo parlato all'inizio, abbiamo detto Trumat Tzaveh, comando di edificarlo, poi la fabbricazione, dunque è l'operato dell'uomo in Vayakhel, e poi la Shefinah che si posa in Pikudeh. Dunque, ultimo passaggio, il legame si completa, abbiamo detto saldo e forte nel tempo con Hashem che si posa sull'uomo, lo eleva e lo santifica con le sue forze illimitate. Torniamo dall'alto in basso, ma stavolta in maniera grandiosa. Dunque, alto in basso, dal basso in alto, e di nuovo dall'alto in basso in maniera grandiosa. L'incontro fra ciò che proviene dall'alto e ciò che invece ci si innalza dal basso, dunque fra Shem e l'uomo, è ciò che purifica il mondo materiale, rendendolo una dimora per Hashem. Di cosa stiamo parlando in queste parashayot? Del Mishkan, dunque della dimora per Hashem, dove la sua luce si possa manifestare pienamente. Questo è il risultato dell'operato giorno dopo giorno di ciascuno di noi nel corso dei secoli, che raggiungerà l'apice con l'avvento della redenzione finale molto presto con Mashiach Tzidkenu. Dunque, bellissimo questo, wow, ecco, questa avodà del Ben Adam, la Macomb, e come abbiamo visto tutto, allora ci sono stati, Hashem ha dato l'ordine, tutto è stato fatto, però alla fine abbiamo avuto bisogno della bracha di Moshe Rabbeinu, bracha di Moshe Rabbeinu, che è la bracha di Hashem, ancora una volta Moshe è solo il tramite. Dunque non basta il comando di Hashem, non basta mettere in atto la volontà di Hashem, ma per ultimo, essenzialmente, abbiamo bisogno che Hashem dimori in noi, e per quello abbiamo bisogno di una bracha eccelsa, divina, che viene da Kadosh Baruch Hu. Dunque, speriamo e ci auguriamo tutte noi, una a una, che grazie a queste parashot del Vayakhel, quando Moshe raduna tutto il popolo, dunque l'unione che fa la forza, l'amore, la fraternità, la gioia, come abbiamo fatto prima, abbiamo condiviso con tutto cuore le gioie di Rivka, di Esther, e speriamo di tante altre presto, Bezrat Hashem. Dunque il sentirci partecipi l'una delle gioie dell'altra, Dio non voglia, quando ci sono cose che comunque fanno parte della vita, anche lì essere sempre presenti, sostenere l'un l'altra e avere questa empatia che la Torah ci richiede, metterci il cuore, come abbiamo visto nel Mishkan, no? Nelle offerte, cosa abbiamo detto? Dovevano essere volontari, dovevano essere portate col cuore, col piacere, con l'entusiasmo, con felicità, con gioia, anche quello è molto importante. E abbiamo rivisto la figura della donna, come sempre, che è il pilastro, diciamo, di Am Israel, con i gioielli che ha portato. Abbiamo parlato appunto dei braccialetti, insomma di tutti, dei quattro tipi dunque di gioielli e di cosa rappresentano metaforicamente nell'educazione non solo dei nostri figli, ma in primis di noi stessi, perché non puoi trasmettere all'altro se non prima, come riporta Rashi, k'shot atzmecha tfilah. Poi certo uno non può aspettare di essere perfetto, perché sennò nessuno può trasmettere niente all'altro. Però quello che riusciamo, come adesso in questi corsi che studiamo insieme, Shabbat a tavola, chi è il marito, chi i figli, chi è se stesso, chi è da solo, anche René, io e tante altre, a noi stesse prendiamo il Chumash, ripassiamo, ci facciamo il Divrei Torah da sole, va benissimo. Cioè si dice appunto nella Mishnah, che anche una persona sola che studia e pensa a Hashem e studia Torah, Shchina Shorah, la Shchina si posa a proposito, come nel Mishkan. Dunque vediamo di fare che il nostro corpo, la nostra casa, la nostra dimora
sia una dimora per Hashem, tramite appunto lo studio della Torah fatto con amore e non essendo egoiste e tenendolo cioè per noi, ma parlare con amiche, con conoscenti, far sapere che ci sono Shiuri Torah, di partecipare, di condividere quello che abbiamo studiato, imparato insieme. Dunque portarlo poi oltre, come abbiamo parlato appunto dell'educazione, non fermarsi a noi stessi, ma portare oltre più possibile questa Kedushah, questa Torah meravigliosa che Hashem ci ha donato.